Restiamo in tema di fuoristrada, passiamo dalle due alle quattro ruote, perché abbiamo seguito settimana scorsa il Can-Am Fest a Campitello Matese, quindi andiamo in Molise, dove Can-Am Italia ha organizzato il terzo appuntamento stagionale, l'ultimo che chiude appunto questi incontri e questi raduni dedicati ai possessori di Can-Am, dei veicoli Can-Am a quattro ruote. Anche lì maltempo, pioggia, fango, cosa che non ha impedito però a tutti i partecipanti, più di 140, quasi 150 quad, di divertirsi appunto sul tracciato del massiccio del Matese. Grande festa per tutti gli appassionati e possessori di veicoli Can-Am. Parliamo dell'evento Can-Am Fest svolto il 17 e 18 settembre a Campitello Matese in provincia di Campobasso. Il maltempo ha provato ad insidiare la manifestazione, invece pioggia e fango hanno aumentato la voglia di cimentarsi nel tracciato del Matese pianificato dallo staff. Più di 140 i veicoli presenti al via per circa 200 persone tra partecipanti ed entourage, i numeri più consistenti registrati in questa stagione di attività, che ha visto altri due eventi precedenti a Siena e a Parma non raggiungere questo risultato. Allora, un weekend difficile, intenso, ma devo dire dai commenti che abbiamo raccolto molto molto gratificante. Sicuramente intenso, perché stanotte alle 2:30 ancora cercavamo di organizzare, cambiare, tagliare, perché le condizioni meteo del weekend non ci hanno per niente aiutato. Sembrava di essere in inverno, ma il problema non è stata l'acqua, anche il freddo. Ma devo dire la verità, sono venuti fuori i veri quadisti che imperterriti non hanno avuto paura di pioggia, non hanno avuto paura del freddo, del fango, si sono buttati giù nel nostro raduno, numerosissimi, mai come questa edizione, e hanno affrontato in tranquillità tutto il percorso. Siamo felici, non è successo nulla di grave, nessun incidente, e questa è la nostra principale preoccupazione, quindi positivo sotto tutti gli aspetti. Siamo stati bene, ieri ho visto un trenino di centinaia di metri e neanche nei migliori veglioni di Capodanno, quindi è stato un evento completamente positivo e sono felicissimo della risposta dei clienti che sono arrivati qui numerosissimi. Purtroppo con l'acqua gli occhiali sono tutti sporchi, non si vede il percorso, era già complicato, ha finito di complicarlo ancora di più, però ci siamo divertiti, via. Una scarica d'adrenalina unica, veramente, percorso bello tecnico, fango, ci siamo sentiti veramente a casa. Buon livello di divertimento, il percorso è stato, diciamo, completo quasi su tutte le parti, quindi il tempo sicuramente non è stato dei migliori, però ci si diverte sempre. È andata benissimo, nonostante la pioggia, che ti devo dire? Da dove stai venendo? Stiamo venendo da Scolipiceno, San Benedetto, quelle zone lì. Territorio niente da dire, no? Niente da dire, caparbi siamo caparbi perché nonostante la pioggia siamo partiti. Il resto ditecelo voi. Benissimo, benissimo. C'è solo una frase che può giustificare tutto: quando il gioco si fa duro, allora i duri scendono in campo. Oggi non è molto difficile. No, non moltissimo, infatti alcuni tratti sono stati tagliati perché non tutti potevano percorrerli, diciamo così, altrimenti sarebbe stato molto 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 più bello, però comunque un grande raduno. Abbiamo mangiato anche molto bene al ristoro, quindi io mi sono divertito tanto. Poi il Maverick è un grande mezzo. Io vedo questo tipo di sport che può crescere, una delle idee che mi era venuta, ne avevo parlato già con Michele, è di fare il turismo sul quad. Noi andiamo noi sul quad, ma quante volte potremmo portare delle persone sul quad a fare dei giri in questi posti splendidi che solo con questi mezzi si può arrivare? Quindi diciamo c'è la possibilità di crescere ancora. Un grandissimo fine settimana per noi, veramente fantastica questa avventura. Abbiamo partecipato a tutti e tre gli eventi del Can-Am Adventure e questo qua è stato veramente il più bello, fantastico in tutto. Abbiamo fatto un percorso tecnico
che è stato uno dei migliori. No, e anche l'acqua ha reso il percorso ancora più impegnativo per tutti quanti i mezzi. E anche bello questo, perché avere un Can-Am si deve fare appunto questo, sì. Cioè deve essere, portarlo al limite, perché altrimenti è una semplice passeggiata su una semplice moto da strada. Ma tu ci riesci a portarlo al limite? Sì, sì, ci riusciamo, ci riusciamo. Ma la stagione si andrà a chiudere sicuramente positiva, riparte alla grande dopo la pausa estiva con il lancio del Maverick X3, che è il modello di punta nel mondo dei side by side e già ci sta dando grandissime soddisfazioni, seppur sia stato visto ancora solo in video e in foto perché non sono ancora arrivati i primi esemplari. Quindi stagione positiva, guardiamo già al 2017 e anche ai prossimi eventi, chissà dove andremo, abbiamo ancora da domani, cominciamo a pensare alla prossima tappa.